Ciao, sono il dottor Max. In questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie. In questo video analizziamo il sintomo distacco prematuro della placenta, cause e sintomi. Il distacco prematuro di placenta consiste nella perdita di aderenza della stessa rispetto alla parete interna dell'utero in cui è impiantata. La gravità dei sintomi dipende dal grado del distacco, che può essere acuto o cronico, di pochi millimetri o completo, e dalla perdita di sangue materno. In ogni caso, il distacco prematuro di placenta rappresenta comunque un'emergenza ostetrica, soprattutto se avviene ad uno stadio avanzato della gestazione. Il distacco prematuro della placenta è quasi sempre dovuto a condizioni patologiche. Si può verificare in caso di preeclampsia, ischemia placentare, infezioni intrauterine, esempio corioamnionite, trauma addominale, disturbi trombotici materni e rottura prematura delle membrane. Altri possibili fattori di rischio comprendono ipertensione, indotta dalla gravidanza o cronica, cardiopatie, malattie vascolari, età materna avanzata, fumo e abuso di droghe, cocaina. Le gravidanze multiple sono le più colpite. Il distacco prematuro della placenta si manifesta con sanguinamento vaginale, con possibile shock emorragico e barra o coagulazione intravascolare disseminata, dolore addominale intenso e continuo, utero teso e irritabile alla palpazione, e malessere generale. Il distacco prematuro della placenta deve essere differenziato dalla placenta previa. Possibili cause di distacco prematuro della placenta. Distacco prematuro della placenta è un sintomo comune o probabile di queste malattie. Cause comuni. Ipertensione, placenta previa, cause rare. Placenta accreta, preeclampsia. Grazie per avermi seguito fino a qui, le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia. Spero di esserti stato utile, metti un mi piace e iscriviti al canale, sarai informato sui nuovi argomenti trattati sulla tua salute. Fonte: mypersonaltrainer.it.